Eugenio Cappuccio, ben trovato qui nel posto delle parole. Buongiorno a tutti, buongiorno. Siamo insieme con Eugenio Cappuccio per questo festival dedicato all'editoria indipendente, ovvero Bellissima. Che cosa fa Eugenio Cappuccio a Bellissima? Eugenio Cappuccio a Bellissima rappresenta o vorrebbe rappresentare quella parte di cinema che, amando l'indipendenza, ha trovato in questa occasione l'opportunità, essendo uno dei partecipanti alla cooperativa che ha organizzato questa bellissima fiera, di poter contribuire, oltre all'editoria, al libro e tutto quello che troverete, i tantissimi eventi che abbiamo programmato in questa tre giorni, questa galoppata vera e propria ai frigoriferi milanesi, per portare anche un po' di cinema, un po' di riflessione sul cinema, ma soprattutto sulla libertà nel cinema. E a tal fine abbiamo un grandissimo personaggio del cinema italiano, che è Liliana Cavani, con la quale io cercherò di fare, da punti generazionali diversi e con curriculum molto diversi, una riflessione anche sul cinema. Quindi questo è il motivo per cui sono stato un po' eletto a, così, anfitrione e ospite di questa sezione di Bellissima. E quindi così si connota anche l'eterogeneità di questo evento, che non è solo editoria indipendente, ma anche proprio una riflessione sul concetto di indipendenza, cercare di capire se questo concetto oggi ha ancora senso. Io penso di sì, e spero che tanti che verranno avranno voglia di indagare e confrontarsi su questo argomento. La parola indipendenza a proposito di cinema, a proposito di editoria, a proposito anche di musica, di molti altri settori, è una parola facile a dirsi ma difficile da praticarsi, quando oggi c'è sempre più concentrazione, c'è sempre più monopolio. Quindi un appuntamento come quello di Bellissima rappresenta anche una piazza di confronto, no? Senza voler risolvere le questioni del mondo, ma semplicemente confrontarsi. E questo mi sembra già un passo molto importante per quanto riguarda questo appuntamento a cui Eugenio Cappuccio partecipa, come diceva lui, come anfitrione, noi diremo come testimonial. Sì, beh, io sono il presidente della cooperativa, che immediatamente presidente di questa cooperativa Dox, che ha avuto questa idea, che è un'idea, diciamo, di assoluta autoproduzione, come anche per esempio nel mio passato di regista, diciamo, mi sono trovato a dover affrontare l'autoproduzione, ma direi soprattutto una partecipazione di intenti che è riuscita nel corso di questi mesi ad organizzare un'associazione vera e propria di tantissime entità. Abbiamo prima parlato di cinema, poi avremo il fumetto con Zero Calcare, la fotografia, l'arte, ci sono nomi illustri che hanno, come dire, accettato un momento di condivisione a Milano, che anche noi qua da Roma guardiamo ormai come una specie di orizzonte, tra virgolette, di speranza per l'arte e la cultura, e riuscire a fare tutti insieme autofinanziandoci, lo sottolineo e lo evidenzio con tutti i colori dell'arcobaleno, per realizzare questa fiera. Ecco, è lo spirito che ci interessa portare avanti in questa occasione. Speriamo di riuscirci. C'è anche un ingresso non politico, proprio sotto il politico, anche perché se dico un ingresso politico oggi sembra una cosa negativa. Ingresso politico di 2 euro ed è divertente la riflessione che abbiamo fatto. Mi piace così esporre con grande sincerità e trasparenza la riflessione su questa questione del costo d'ingresso a Bellissima. Eravamo in dubbio tra 2 euro a 3 o 3 euro massimo. Io ho sostenuto che dobbiamo farla a 2 euro perché innanzitutto è più facile cambiare i soldi, e poi è una moneta, e secondo me è una la moneta anche che dobbiamo spendere con il pubblico per invitarlo, al di là del costo così, diciamo, simbolico, a partecipare tutti insieme a una riflessione che secondo me oggi, proprio rispetto anche a quello che dicevi tu prima, delle grandi concentrazioni, degli spazi che si limitano, delle risorse che a parola vanno verso la cultura, poi
in realtà sono spesso e sempre dei pannicelli caldi, in una città come Milano, fare questo tentativo è il laboratorio. Ecco, mi piace anche pensarla soprattutto come un laboratorio al quale invitiamo voi e tutti, così anche a riflettere nel corso dei giorni che ci separano, ma mi auguro anche in quelli che seguiranno, a capire dove si può andare per mantenere anche un senso di dignità di quello che si fa, che si pensa, che si gira, che si disegna, che si scrive, che si studia. È bello sentire dire parole di trovare un senso di dignità, perché il senso di bellissime è anche questo, dare dignità alle proprie cose, ai valori, alle presenze. Eugenio Cappuccio ha già ricordato, responsabile di DOCS, le strategie di indipendenza culturale, possiamo trovarlo anche su internet, ma Eugenio Cappuccio, che è sceneggiatore e regista, ha a che fare anche con il mondo dei libri. È una contaminazione inevitabile per chi fa il mio mestiere, a parte il primo film che ho fatto in vita mia, che si chiama Il Caricatore, che è stato una specie di manifesto negli anni 90 degli indipendenti. Io facevo un personaggio un po' controcorrente nel film, perché quando questi due amici, Massimo Gaudioso e Fabio Nunziata, mi chiedevano di fare un film indipendente, io dicevo: ma indipendente da che cosa? Quindi ero, diciamo, il diavolo che non faceva il coperchio di questo tentativo. Poi il mio secondo film è stato Volevo solo dormirle addosso, e lì poi ho cercato anche spesso nella letteratura l'ispirazione per il cinema. Bellissima si apre a tanti scenari, ecco, anche con una sorta di imprevedibilità del percorso, che ci ha dato anche l'energia per superare alcune polemiche che ci sono state rispetto agli eventi che l'hanno preceduta, e per connotarla veramente come laboratorio. Ecco, questo è quello che mi interessa e ricerca. Quando mi chiedono anche sul cinema, ma questo penso che come traslato può interessare tutti, da chi fa radio a chi fa scrittura, a chi deve pensare a un nuovo metodo di studio, a chi fa fumetto, a chi riflette sull'arte, la ricerca è importantissima. Quello che manca oggi è spesso il tempo, e la ricerca si nutre di tempo. In questi tre giorni speriamo che ci sia abbastanza tempo per tutti quelli che vengono e che ci accompagneranno per fare anche e soprattutto una riflessione su questo. Eugenio Cappuccio, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni? Ma guarda, il libro che mi fa compagnia in questi giorni, potrei fare una battuta, ma è anche una non battuta, perché poi in questo spazio di Bellissima abbiamo anche un luogo che dedichiamo anche ai piccoli lettori, e io ho un figlio di 8 anni, quindi spesso mi trovo a confrontarmi con la necessità di leggere. A lui piace molto leggere, e per fortuna, oltre a giocare con l'iPad e la PlayStation, e quindi in questi giorni mi sto avventurando, perché è un'avventura anche per me. Ho ritrovato una bellissima edizione integrale della Murcia, niente meno, ed è Oliver Twist di Charles Dickens. Quindi e siamo appena partiti per questo viaggio insieme a mio figlio, ed è molto bello, devo dire, quando il libro letto da me ormai in epoche paleozoiche ritorna fuori e rimostra la sua forza anche per una generazione successiva. E devo dire che questa è stata un'esperienza, anche questa, di confronto con una generazione nuova, bellissima. Però devo dire che è bello che leggere al bambino l'edizione Murcia, che non credo che sia recentissima, ed è un libro molto particolare, ma secondo te cosa aggancia nella mente di un bambino questo personaggio così particolare, così d'altri tempi apparentemente, come Oliver Twist? Ma guarda, io sono rimasto abbastanza esterefatto, perché l'edizione integrale della Murcia, tra l'altro ci sono delle... Sono 400 pagine o 500, e non è che sia un libretto di poche pagine. No, infatti questa che sto leggendo a lui è del 1968, questa edizione qua, quindi un libro sopravvissuto a traslochi, inondazioni. Sono 240 pagine più o meno, ma molto fitte. Infatti io la sera mi devo mettere due occhiali
e siccome lui a un certo punto non ama la luce accesa, mi metto la lampadina da speleologo, per cui quelle della bicicletta. Per cui tutti insieme ci stiamo facendo questo viaggio in questa Inghilterra, che sapete benissimo che scenario racconta, anche molto duro, le prime pagine di Oliver Twist con questa nascita, la morte della mamma. Infatti devo dire che quando ho iniziato a leggerlo mi sono anche cominciato un po' a preoccupare, ma forse che questo libro sia un po'... E invece sarà anche oggi l'elasticità dei nostri figli, si è affascinato immediatamente. E chissà se c'è il libro... Le domande che mi fa nel corso di questa, di questa lettura, a volte anche faticosa, perché è un italiano questo, di questa edizione, molto bello, ma sai, Dickens comunque sulla parola aveva una sapienza che oggi ci trova a volte quasi impreparati, no? E funziona perché poi la mattina dopo a colazione certe domande sulla narrazione fatta la notte danno il segno che qualcosa è rimasto nel teatro del cervello di questo bambino, e la mattina a colazione ci sono le domande che si sono formulate nel corso della lettura e poi della notte. Chissà se c'è il libro a portata di mano, Eugenio Cappuccio, per ascoltare semplicemente l'incipit di Oliver Twist. Aspetta, vediamo, perché ogni tanto proviamo a fare queste domande che pensiamo siano delle incursioni. Sabato mattina a casa, anche se io appartengo a questa categoria di nuove famiglie, quindi sono separato, quindi mio figlio questa mattina è un sabato diverso, e quindi lui non c'è, quindi mi sarebbe piaciuto che lui ascoltasse. Comunque va bene. Allora, Oliver Twist, Charles Dickens. Ecco qui, il primo capitolo: dove ed in quali circostanze nacque Oliviero Twist. Perché poi, bello perché è italianizzato, no? Oliviero. Fra i pubblici edifici di una certa città, che per varie ragioni stimo prudente non nominare e a cui non voglio assegnare un nome fittizio, ve n'è uno da gran tempo comune a quasi tutte le città, sia grandi sia piccole, ed è il ricovero dei poveri. In esso nacque, in data che non cito perché almeno per ora di nessuna importanza, il briciolo d'umanità il cui nome sta in testa a questo capitolo. Ecco, già il cui nome sta in testa a questo capitolo. Il ricovero dei poveri. Quanto è cambiata la società? Molto poco. Quanto è cambiata però la narrazione. Oggi non si dice più il cui nome sta in cima a questo capitolo. Per cui leggere a un bambino questo italiano è veramente qualche cosa di, non dico per fare il passatista, ma di arricchente anche come parole, come senso della narrazione. Oggi si è molto molto più asciutti, perché le traduzioni necessariamente guardano al mondo contemporaneo, ed è veramente anche una cosa che consiglio di fare, di leggere le traduzioni di un tempo e le traduzioni attuali, per vedere anche, ma senza voler essere degli esperti, ma semplicemente dei lettori, semplicemente questo è quello che ci ha permesso di assaporare Eugenio Cappuccio con l'incipit di Oliver Twist, di Oliviero Twist, secondo quella traduzione dell'edizione Murcia degli anni 60 di Charles Dickens. Intanto noi ringraziamo Eugenio Cappuccio per averci fatto anticipare, per averci anticipato e fatto respirare già un po' d'aria di bellissima a Milano, che comincerà, e dove noi possiamo prendere informazioni su quale sito, Eugenio Cappuccio, per bellissima. Guarda, innanzitutto su www.bellissimafiera.it, è facile, e sul sito della nostra cooperativa www.idocsck.it. Bene, a partire dalla settimana prossima noi racconteremo, al fine settimana prossima sarà la parte centrale di Bellissima Fiera a Milano, e grazie ancora Eugenio Cappuccio per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a tutti voi, grazie, è stato un piacere.